Viareggio ha celebrato la ricorrenza del 25 aprile con una serie di eventi dedicati ai temi della resistenza partigiana e alla guerra di liberazione dal nazifascismo. Si è iniziata alle 10 a Largo Risorgimento con il corteo e la deposizione della corona in ricordo di quanti perirono durante la guerra di resistenza partigiana e i civili uccisi dalla rappresaglia nazista e fascista. Il momento storico è particolare, un momento nel quale è importante essere uniti tutti insieme a urlare che viva l'Italia antifascista, viva la Repubblica antifascista, perché non è possibile che si possa essere identificati perché si urla viva l'Italia antifascista e si possa fare tranquillamente il saluto romano ad un'adunata in piazza. Alle 11 nella sala del Consiglio Comunale la cerimonia ha assunto un carattere più formale con gli interventi del sindaco, di Filippo Gattai Tacchi, dell'Istituto della Resistenza e di giovani studenti dello scientifico di Viareggio. Unico rappresentante dell'opposizione, l'avvocato Nicoletti. Un momento particolarmente toccante è stato l'intervento del docente universitario di Pisa, Gianluca Fulvetti, il quale ha offerto una prospettiva storica e analitica sulla resistenza, evidenziando il coraggio e la determinazione dei combattenti che hanno lottato per la libertà e la democrazia. E rappresenta quella parte d'Italia che ha combattuto per la libertà e per il ritorno della democrazia, facendo la resistenza, anzi le resistenze. Ma c'è stata una parte dell'Italia che fin dall'inizio ha faticato a riconoscersi in quella Germania, perché è stata una parte dell'Italia nostalgica, che rimpiangeva che la storia fosse andata in quel modo, perché il paese era stato profondamente fascista, perché c'è stata una parte d'Italia conservatrice e a lungo disinteressata, insomma, rispetto a quella vicenda. Quindi una posizione che poi, con andamento carsico, dalla fine degli anni 40 agli anni 50, è arrivata fino a noi, insomma. Però è la storia di quel giorno, insomma, che è divisiva. In un momento in cui il mondo affronta nuove sfide e divisioni, ha ricordato il sindaco del Ghingaro, la celebrazione della liberazione continua a rappresentare un faro di speranza e un monito contro ogni forma di oppressione e intolleranza.